Avete detto il dischero, vai! Fateci nello spogliatoio del Tau Calcio! Che fai? Dopo la vittoria! Siamo noi! I campioni del Medano, siamo noi! Allora, Claudio, i due allenatori, allora, Claudio Bartolini e Simone Gamba, allora... Parliamo un attimino di questa vittoria, Claudio, anche se ci sono ragazzi si fa un po' di confusione, non c'è problema. Generalmente non lo fanno, però oggi mi sembra giusto che festeggino per la verità. Basta che non ci bagnino, vero? Come? Basta che non ci bagnino. Già ci allontaniamo. Allora Claudio, stasera bella partita. Potevamo far meglio sul piano del gioco, però le finali sono sempre... difficili da giocarsi perché entra l'emozione, c'è l'avversario comunque che era un ottimo avversario, però noi siamo contenti, lo volevamo e ce l'abbiamo fatta. Senti Simone, allora in svantaggio, poi la rimonta e poi questo gol all'ultimo secondo che poteva troncare davvero le gambe. È stata una sofferenza fino all'ultimo, è stato bellissimo, un grande gruppo averla portata a casa, una partita molto equilibrata, decisa come sempre dagli episodi. È una bella esperienza per i ragazzi, saranno contentissimi, se lo porteranno nel cuore, ma la strada è ancora lunga. Senti Claudio, appunto ecco l'andamento della partita, questo svantaggio, poi avete avuto la forza di rimontare, un attimo di sbandamento, poi però vi siete riorganizzati. Siamo partiti un pochino contratti, poi dopo l'1-1 abbiamo fatto qualche azioncina, anche se potevamo, ripeto, far meglio, poi siamo andati in vantaggio, peccato all'ultimo, diciamo sull'ultima azione, perché aveva già dato recupero. Sono stati molto bravi anche loro con questa palla forte, tesa, a scavalcare, sono stati bravi. Gol bellissimo. Senza niente togliere agli avversari, perché anche loro comunque, ripeto, sono un'ottima squadra. Come diceva ragazzi, noi è la terza volta quest'anno che andiamo a rigori, le altre due volte avevamo fatto un'ottima prestazione e poi eravamo stati sfortunati a rigori, questa volta prestazione non buonissima, non ottima, però siamo stati fortunati, se lo meritavano, perché comunque il torneo l'avevano fatto veramente alla grande e sarebbe stato un peccato. Certo. Simone, ecco, parliamo del torneo, bellissima esperienza, come la giudica? Torneo spettacolare. Ecco, no, il torneo è bellissimo, io l'avevo vissuto già da ragazzo, quando ancora era in costruzione, adesso si può dire che è come un piccolo campionato elite, però organizzato, diciamo, sotto forma di torneo. Quindi veramente l'organizzazione è stata sempre... spettacolare, campi bellissimi, è stata bellissima, complimenti Gino, perché è il miglior torneo per questa categoria sicuramente. Grazie Claudio, complimenti a voi.